Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il presidente della Giunta regionale Roberto Cota è intervenuto in apertura della seduta del 26 novembre in merito alle indiscrezioni giornalistiche sull'indagine in corso su numerosi esponenti di Consiglio e Giunta regionale. La comunicazione del presidente ha dato luogo a un acceso confronto per chiarimenti. In una pausa dei lavori, l'ufficio di presidenza e vari consiglieri hanno ricevuto una delegazione di rappresentanti del comitato No F-35, contrari ai lavori di assemblaggio dei cacciabombardieri presso l'aeroporto di Cameri. Nel pomeriggio del 26 novembre il Consiglio regionale ha svolto, su richiesta del PD, una seduta straordinaria sull'addizionale IRPEF 2014. Nell'ampio dibattito anche le comunicazioni dell'assessore al bilancio Pichetto Fratin. Sul medesimo argomento sono poi stati discussi, votati e respinti l'ordine del giorno di Buquicchio, Italia dei Valori, e la mozione di Reschigna, Partito Democratico, che chiedevano rispettivamente la diminuzione delle maggiorazioni all'aliquota e il rispetto del principio della capacità contributiva. Rocchino Mugliere, Partito Democratico. Abbiamo chiesto di rivedere un provvedimento che peggiora già l'aumento deciso a maggio, significa aumentare l'IRPEF per i redditi più bassi e questo noi crediamo sia sbagliato ed è per questo che abbiamo chiesto di rivedere questo provvedimento attraverso questo Consiglio regionale. Antonello Angeleri, Lega Nord. Giusto parlare di redistribuzione del reddito in un momento così difficile, però basta con le parti commedia che fa il Partito Democratico. È solo di oggi questa nuova tassa, la IUC, l'ennesimo balzello rispetto alla serietà di una proposta che qui in Piemonte non abbiamo ancora visto sulla redistribuzione dei redditi. Numerose le iniziative organizzate da Giunta e Consiglio regionale per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Oltre alle rappresentazioni teatrali, nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris sono state esposte le scarpe rosse, iniziativa organizzata dall'assessorato regionale pari opportunità con Amnesty International e tavolo torinese per le madri di Ciudad Juarez. Angela Vitale, Amnesty International. Le scarpe rosse rappresentano le ragazze uccise a Ciudad Juarez in Messico da molti anni per il solo fatto di essere donne. Purtroppo il termine femminicidio si è tragicamente trasferito anche da noi per indicare le tante, le troppe morti soltanto perché sono donne. In viaggio con la carta, fra presepi e auguri di Natale, è il titolo della mostra alla Biblioteca della Regione Piemonte fino al 10 gennaio. L'allestimento, curato da Marisa Novelli, propone un vasto sortimento di presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni su uno dei simboli più tradizionali e coinvolgenti del Natale. È tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.